Ciao mondo, oggi è il giorno dopo il mio compleanno. La lingua è gonfissima, non mi fa male in realtà. Ho aperto ieri sera un occhio perché dovevo guidare, mi faceva malissimo, però oggi non mi dà fastidio, solo che è veramente gonfia, sto andando avanti a ghiaccio tritato. E niente, è una sfida capire cosa posso mangiare e cosa no. Ieri sera ho mangiato 70 grammi di Simmental e poi ho assaggiato 2-3 patatine fritte ieri sera. È stata un'impresa, ma ce l'ho fatta. E niente, faccio vedere la situazione un po' più da vicino. Sotto mi si è fatta la sacca del siero. Quello che si fa visto che non si asciugherà la crosta perché è in bocca ed è così. Niente, è leggermente gonfio. Stanotte ho dormito, ma non sopporto questa barra lunga, solo che appunto avendo la lingua così gonfia sono obbligata a tenere la barra lunga. Quindi mi auguro che in tempi celeri sgonfi e per questo sono andando giù di brutto di ghiaccio perché spero che sgonfi abbastanza in fretta. In realtà la tipa mi ha detto che i primi 4 giorni sono i più critici, quindi speriamo bene. Niente, oggi non ho fatto colazione, ho una fame tremenda. Adesso proverò a fare una cosa trasgressiva. Ho fritto un cordon bleu e l'ho messo in frigo. Cercherò di mangiare un cordon bleu più che altro perché almeno un po' di sostanza ho bisogno di mangiare perché fra poco svengo e fuori fa caldissimo, anche perché siamo il 24 di luglio. Allora, giorno 3. Spero si senta. La mia lingua è in queste condizioni qua. Gonfissima. Il lato positivo è che ieri sera ho mangiato delle patatine fritte senza sale, fredde, e una piadina fredda con cotto e formaggio. In sostanza, io sto riuscendo a mangiare in realtà. Un po' piano, pezzettini piccoli piccoli, però ci sto riuscendo. È gonfissima, ma sopravviveremo. Niente, questo è il resoconto di ieri. Ah, ovviamente nel resoconto di ieri mi sono dimenticata di dire che ho mangiato una granita. Ho preso un Oki per cercare di farmi passare un po' il dolore. Però in realtà devo dire che la sto sopportando abbastanza bene. Pensavo molto molto peggio il dolore, sia nel farlo che nel sopportare la guarigione. In realtà mi sta andando abbastanza bene perché riesco bene o male a gestirmela. Faccio un po' fatica a parlare perché comunque la lingua è quel che è. Però sì, non male. E quindi niente, ci aggiorniamo domani. Allora, giorno 4. Ho appena lavato i denti e ho fatto gli sciacqui col colluttorio. La mia lingua è così. È sempre un panettone. Riesco a tirarla fuori. Prima non riuscivo. Per quanto riguarda il mangiare, non l'ho fatto il giorno 3, oggi siamo al giorno 4. Allora, il 2 sera ho mangiato una pizza senza croste, fredda. Ed era una pizza wurstel, patatine e salsiccia. Ieri sera ho mangiato di nuovo la pizza perché era un compleanno. E l'ho mangiata prosciutto, funghi e olive e ho mangiato anche la crosta. Ci ho messo un'ora a mangiarla, però l'ho mangiata. L'unica cosa è che devo accompagnarla circa da 1 litro d'acqua perché non riesco bene a deglutire. Comunque oggi siamo al giorno 4. In teoria ieri e oggi dovrebbero essere i giorni più critici, cioè da quello che io so. Cioè, non è che si dice, è che io so che sono i più critici in realtà. Per come la sto vivendo io, in realtà. Ah, vabbè, ieri poi mi sono presa una granita, un gelato, un po' un casino.
Ovviamente, e poi sempre ghiaccio tritato a casa per poter sgonfiare un pochettino e riuscire a sopravvivere alla vita. È gestibile. Come piercing è gestibile. Ho dannato molto di più per quella al naso e per la stellina che ho sull'orecchio sinistro. E oggi faccio un po' più fatica a parlare. Però, sono superstite. Al giorno 4 sono superstite e ancora non mi sento di dire che cazzo ho combinato. Cosa ho combinato? Non mi sento ancora di dire cosa ho combinato. Quindi tutto sommato è ancora fattibile. Molto bene. Ci vediamo nei prossimi giorni. Non credo di aggiornarvi giorno per giorno, però finché non cambio la barra, mettiamola così. Quindi per circa ancora una decina di giorni. Ciao mondo. Allora, oggi è passato 8 giorni, non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho girato un video. Forse l'ultimo è quello dove mangio la piadina, non ricordo. La situazione della mia lingua è questa. È ancora gonfia un pochettino. Ho cambiato il colluttorio. Adesso ne uso uno proprio medico che fa schifissimo. Continuo ad usarlo perché la lingua non è ancora completamente sgonfia e quindi la ragazza mi ha detto di continuare con il colluttorio finché la lingua non mi si sgonfia completamente. Oggi dovrei andare dalla ragazza che mi ha fatto il piercing, dalla piercer, a farglielo vedere per due motivi. Il primo, perché ogni tanto la pallina di sopra sembra che mi gratti la lingua e mi dà fastidio. E il secondo è che effettivamente voglio farglielo vedere a lei in modo tale che mi dica: ah, sì, si sta sgonfiando, perché io sì, a me sembra che si stia sgonfiando, però neanche così tanto. E, io vorrei che si sgonfiasse perché così a Firenze posso cambiare il piercing, dato che il piercing che metterò dopo ce l'ho già. Non ve l'ho forse ancora fatto vedere. Però niente, la situazione è questa qua. La sacca sotto di siero si è tolta. L'unica cosa che è rimasta al momento è la forma della pallina sopra la lingua. Niente, per il resto niente di che. E basta. Non ho avuto problemi, non ho avuto grandi dolori, quindi sono abbastanza tranquilla. Ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao! Allora, sono sveglia da poco. Ho parecchio sonno ancora. Oggi sono passati 10 giorni. Faccio vedere la lingua. È ancora gonfia. Sono andata dalla piercer dopo 8 giorni. Lei sperava di cambiarmi la barra, perché poi parto appunto. Solo che purtroppo, essendo così tanto gonfia, se mi avesse cambiato la barra avrei passato le penne dell'inferno. Quindi adesso mi devo tenere ancora questa barra. Devo continuare ad usare il colluttorio. Ho comprato un colluttorio medico a sto giro anziché uno normale senza alcol. Mangio tranquillamente. Ieri sono andata a mangiare sushi e niente. Non penso di aggiornarvi nei prossimi giorni perché, francamente, aggiornare tutti i giorni, fare un video di 2 miliardi di ore non ha senso. Magari fra 3 o 4 giorni, ve lo faccio vedere. Comunque così.
Ciao mondo. Penso siano passate 2 settimane dall'ultimo video. Sono al mare. Beach è qui. Io ho cambiato la barra, ho messo quella corta, però ho tenuto le palline del piercing originale. Mamma se n'è accorta oggi. Oggi è il 20 agosto, quindi è quasi un mese che ci vedo. Se n'è accorta oggi. Cioè, non lo so, secondo me forse se n'è accorta prima, ma non mi ha detto nulla. Scusate lo stato devastato in cui sono, però capite, mi sono al mare. Ed era una surprise! Quindi io sono rimasta al mare mentre il mio fidanzato non c'è più. Mi viene a trovare questo weekend, però. Praticamente, niente, se n'è accorta. Mi ha fatto un po' di storie, perché mi diceva, me lo potevi dire, ti avrei potuto aiutare, bla bla bla. Nella realtà dei fatti sono stata fortunata, perché il piercing alla lingua è molto delicato, dato il fatto che si può rischiare di rimanere paralizzati. Io fortunatamente me l'ha fatto una ragazza bravissima che non mi ha fatto neanche male, devo dire, né quando, cioè il buco sì l'ho sentito, però non mi ha dato fastidio. E anche la, chiamiamola, degenza, sono sopravvissuta. Niente, quindi diciamo che questo video finisce qua. Un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!